Amici sportivi, buon pomeriggio allo stadio Tubaldi di Recanati per questa prima giornata del girone di ritorno. Campionato di eccellenza Marche, si riparte dunque dopo la sosta natalizia subito con questo big match che mette di fronte la capolista con pieno e assoluto merito, il Chiesa Nuova di mister Roberto Mobili e la maceratese di mister Dino Pagliari. Un match comunque d'alta classifica, considerato che ci sono ben 12 squadre racchiuse in 5 punti al termine del girone di andata di questo torneo di eccellenza, una sorta di anomalia statistica che tiene praticamente tutti in gioco, considerato che la maceratese è al decimo posto a sole 5 lunghezze proprio da Chiesa Nuova e Civitanovese, che a quota 26 punti condividono il primato. Maceratese che a sua volta ha appena 3 punti di distacco dall'Osimana, che è l'ultima formazione che al momento disputerebbe i play-out. Maceratese reduce tra l'altro dalla sconfitta prenatalizia nella finale di Coppa Marche proprio contro i giallorossi osimani. Per quanto riguarda invece il campionato, entrambe le squadre hanno avuto lo stesso medesimo risultato nella quindicesima giornata, vittorie per 2-0, fondamentale quella del Chiesa Nuova in casa sul Montecchio, che balza appunto l'aggancio in classifica al primo posto alla Civitanovese. Maceratese Corsara sul campo del Monturano, vittoria che ha dato un po' di respiro e di nuova linfa alla classifica dei biancorossi. Inutile sottolineare come questo sia quindi un match fondamentale per entrambe le formazioni. Formazioni con il Chiesa Nuova in classica tenuta bianco-rossa, che attaccherà da destra a sinistra in questo primo tempo rispetto alla tribuna del Tubaldi. Intanto iniziato il match, che sono davvero pessime. Occhio qui al break con la conclusione, la parata decisiva di Fatone. Gran giocata di Nando D'Ercole, che è andato alla conclusione con il sinistro, forse il suo piede certamente meno nobile, ma 8-8. In favore della maceratese con Nando D'Ercole, che adesso va come di consueto con il suo sinistro alla battuta del calcio d'angolo sul secondo palo, il colpo di testa sull'esterno della rete, altro brivido qui per Fatone, era stato Sensi. Pallone teso di Mongello, allontana Strano, poi il controllo, il sinistro da parte di Badiali, si alza sopra la traversa il tentativo di Badiali. Profondità a cercare Defendi, c'è però la copertura da parte di Martedì, sbagliano poi i giocatori della maceratese, c'è uno scontro tra Gagliardini e Defendi, situazione molto dubbia in area di rigore, rimasto a terra Gagliardini. Il gioco già ripreso, Mongello cerca il cross sul secondo palo, il colpo di testa sul fondo, occasionissima per il Chiesa Nuova, che qui ha battuto in fretta il calcio di punizione. Protestano i giocatori della maceratese perché a quel punto il direttore di gara doveva fischiare la ripresa. Si accentra Mongello, cerca il pallone in profondità per il controllo con Gagliardini, che stavolta compie un intervento straordinario su Sbarbati, pericolosissimo il Chiesa Nuova al minuto numero 38 ancora. Già scaduto il primo minuto di recupero, quindi si proseguirà probabilmente almeno per un altro giro di lancetto in questo primo tempo. Invece arriva adesso il fischio finale. Vincenzo Fatone, estremo difensore del Chiesa Nuova, si chiude in parità questo primo tempo molto combattuto tra le due squadre. Un tuo intervento provvidenziale nei primi minuti ha salvato il risultato. Una ottima prestazione fin qui la tua. Sì, ma preferisco guardare la prestazione della squadra. Non è una partita facile, hanno molto palleggio. Siamo partiti inizialmente un po' a rilento, ma lo sapevamo, abbiamo lavorato molto in settimana, ma adesso ci siamo rimessi in campo anche noi, abbiamo avuto qualche occasione e niente, è una partita difficile, lo sapevamo, ma dobbiamo continuare così il secondo tempo. Grazie mille. Grazie. Tutto pronto per l'inizio della ripresa qui dal Tubaldi di Recanati, si riparte dunque dallo 0-0 maturato nel corso del primo tempo tra Chiesa Nuova e Maceratese per questo big match della prima giornata di ritorno del campionato di eccellenza Marche, 16ª giornata completa.
complessiva del torneo, match che va a riprendere con gli stessi 22 che hanno iniziato il confronto, dunque nessuna sostituzione durante l'intervallo da parte dei due allenatori, Roberto Mobili e Dino Pagliari. Del cross al centro di Martedì, il colpo di testa di Perri che riesce a sovrastare Dutto e Monteneri nel fattispecie, già questa è probabilmente una notizia. Antoruani, buona qui la ruleta, poi Pagliari, altra ottima giocata di Pagliari, poi la conclusione, il pallone in rete, il gol di Matteo Perri al 53esimo minuto, la sblocca la maceratese con questa conclusione di Perri che è stata evidentemente deviata da un difensore, il pallone ha beffato Fatone, maceratese dunque in vantaggio al 53esimo minuto, il gol di Matteo Perri, sesto centro in campionato per lui. Ancora a sinistra Mongello, cross un po' arretrato, il controllo e la girata con il miracolo di Gagliardini, paratona di Gagliardini qui al 59esimo minuto, occasionissima per il Chiesa Nuova. A Cirulli, entra in area Cirulli, pallone per Perri, Perri il destro deviato, si salva stavolta la formazione di casa. Chiesa Nuova assolutamente volitivo, occhio all'inserimento qui di Massei, Massei con il destro, decisiva la chiusura di Monteneri, davvero un intervento splendido qui del difensore del Chiesa Nuova. Palla gol per la maceratese, il rinvio di Gagliardini che si prende tutti i secondi a sua disposizione, rinvio profondo su Cirulli, poi il colpo di testa di Tortelli, c'è Badiali che ripropone subito il pallone in avanti, lancio profondissimo, Vittorini in anticipo, lo indirizza sull'esterno dove c'è Massei, Massei che viene fermato però dall'intervento di Crescenzi, pallone che non è uscito, allora Chiesa Nuova che può rigettarsi in avanti, ancora Crescenzi, altro cross, deviazione, palla in rete, incredibile il pareggio del Chiesa Nuova proprio sull'ultimo pallone giocato, il gol di Crescenzi, probabilmente non c'è stata a mio avviso la deviazione al centro dell'area di rigore e dunque il gol del pareggio del Chiesa Nuova, cross teso di Crescenzi che è diventato un tiro, beffato stavolta Gagliardini dalla traiettoria del pallone che è andato ad infilarsi sul palo lungo, è 1-1 a poco più di 20 secondi dal termine, si giocherà credo per altri 30 secondi visto il cambio, anzi no, fischia il direttore di gara, allora è 1-1 nel finale tra Chiesa Nuova e Maceratese, un gol, un mezzo autogol della Maceratese sul tiro deviato di Perri, un gol anche quello del pareggio condito da una buona dose di fortuna per il Chiesa Nuova sul tiro cross di Crescenzi, risultato finale probabilmente più giusto il pareggio per quello che si era visto in campo, Maceratese che non è riuscita dopo il vantaggio a trovare la via del gol del raddoppio, anche se ha avuto almeno un paio di occasioni ghiotte in contropiede la squadra di Pagliari, Chiesa Nuova che aveva prodotto poco dalle parti di Gagliardini ma che è stata premiata nel finale. Finisce dunque 1-1 al Tubaldi questa sfida tra i biancorossi treiesi e la maceratese, un risultato che va amaro sicuramente alla maceratese che premia un ottimo Chiesa Nuova, poco incisivo forse in zona offensiva ma al solito ben organizzato e molto molto ben messo in campo la squadra di Mobili. 1-1 dunque da parte mia, di Andrea Angeletti e di Enrico Maria Scattolini, è tutto dal Tubaldi, ribadisco il finale Chiesa Nuova e Maceratese 1-1 al 53esimo, il gol di Matteo Perri, il pareggio al 50esimo di Crescenzi. Vai, vai.
Paolo Tortelli, la maceratese porta via un punto dal Tubaldi, peccato per il gol preso nei minuti di recupero, ma comunque una buona prestazione specialmente nella ripresa. Sì, è una buona prestazione, però fa male perché dovevamo portare via i tre punti e ora c'è delusione, è inutile nasconderlo perché lo meritavamo, le avevamo cercate, avevamo difeso bene, non abbiamo subito nulla nel secondo tempo, potevamo chiuderla in più occasioni e quindi dobbiamo crescere perché questo è un campionato difficile e se non lo capiamo dobbiamo capirlo il prima possibile perché ci manca solo quello, perché oggi è una partita che si poteva chiudere, è una partita che c'era da portare a casa. Grazie mille. Prego. Edoardo Defendi, l'anima del Chiesa Nuova in questo finale decisivo, il tuo gol per portare a casa il pareggio. Non si poteva iniziare il 2024 in maniera migliore, il Chiesa Nuova offre nuovamente una buonissima prestazione e rimane in vetta alla classifica. Ah, questo non lo sapevo, grazie che me lo dici. No, era una partita difficile contro una squadra molto forte e per quello che si è visto in campo secondo me il pareggio è il risultato più giusto e è venuto in extremis, questo ci dà tanto entusiasmo e tanta convinzione del percorso che stiamo facendo, quindi dedico il gol a tutti i miei compagni, allo staff, a tutto Chiesa Nuova e andiamo avanti così. Grazie mille. Prego. Siamo con il capitano del Chiesa Nuova, Carlo Mongello, un pareggio arrivato in extremis, una squadra che, come abbiamo detto più volte nel corso del campionato, non muore mai. Una squadra che mette cuore, grinta, anima, corsa, è una squadra che vuole il risultato fino alla fine. L'abbiamo ottenuto all'ultimo secondo, ma credo abbiamo fatto una partita corta, loro hanno avuto, penso, solo quell'occasione per farci gol. Penso che il pareggio sia giusto per quello che si è visto in campo, ma è anche per quanto ci abbiamo creduto fino alla fine. Grazie mille. Grazie a voi. Mister Pagliari, la maceratese apre il 2024 con un pareggio, la sua squadra è stata molto brava a trovare il vantaggio nei primi minuti della ripresa, peccato per il gol preso in extremis perché sarebbe stato importante iniziare l'anno con una vittoria. Beh, è ovvio che sarebbe stato importante iniziare con una vittoria, ma insomma non mi sembra che ci fosse nessun tipo di premessa per pareggiare. Chi ha fatto la partita ha avuto l'occasione, siamo stati noi, cioè non mi sembra che sia una cosa così strana quello che dico. Lasciami salutare, sì dai, uno è abbastanza infastidito da prendere un gol a 50 secondi dalla fine, quindi fammi salutare. Mandare un saluto alla famiglia di Nino Menchi, che è stato, quando sia mio fratello Giovanni che io abbiamo allenato qui, è stata una persona che veniva sempre, che era, c'aveva la maceratese nel cuore, quindi un saluto e condoglianze ai suoi cari. In settimana abbiamo visto, ecco, la squadra essere molto impegnata nel mercato, come si stanno integrando i nuovi arrivi al progetto? È poco che stanno insieme, però stanno, c'è chi si è allenato un po' di più e chi è arrivato ieri, quindi si stanno integrando bene, cioè per adesso non ci sono nessun tipo di problema, bisogna un po' di tempo per ficcarli dentro. Grazie. Grazie a lei. Mister Mobili, il 2024 del Chiesa Nuova si apre proprio come lo aveva chiuso, da Defendi a Defendi, un pareggio in extremis che permette alla vostra squadra di conquistare il primo posto solitario in classifica, un Chiesa Nuova che ci ha creduto fino alla fine. Sì, credo che sia stata una buona partita, giocata alla pari tra le due squadre, la maceratese si è dimostrata una grossa squadra, purtroppo abbiamo preso questo gol su una deviazione, sennò altrimenti la partita sarà incanalata sul pareggio, però diciamo che tutte le squadre ci hanno provato, al di là che abbiamo segnato all'ultima azione, però credo che il pareggio sia meritato, capisco che può dar fastidio alla fine, però credo che i miei ragazzi hanno dato l'animo oggi, hanno dato un'altra dimostrazione che comunque fino alla fine ci proviamo. Poi a volte va bene, a volte va meno bene. La prossima partita sarà contro la San Giustese, un altro banco di prova importantissimo, nonostante, ecco, la classifica degli avversari, ma con questo spirito oramai possiamo dire che i suoi ragazzi possono tranquillamente affrontare qualsiasi tipo di avversità.
No, beh, tranquillamente, se è una cosa che ci adagiamo o no. Noi abbiamo fatto un grosso lavoro con il preparatore Magnaterra, quindi sapevamo che all'inizio potevamo essere un po' pesanti, però andando avanti siamo un po' sciolti e comunque il secondo tempo ci abbiamo provato, anche se era difficile perché loro chiudevano bene le zone di campo e poi dovevamo stare attento alle ripartenze, però abbiamo sempre cercato di stare equilibrati. Poi per quanto riguarda la prossima, adesso ci penseremo, ma San Giustese non è una squadra che merita sta giù da piedi, purtroppo sta lì, quindi avrà bisogno ancora più di punti, è una buonissima squadra, ma noi dobbiamo continuare a lavorare senza pensare che la classifica è bella, sappiamo, ce l'abbiamo meritata, però visti anche i risultati qui non c'è da fare stare tranquilli, quindi c'è da continuare a lavorare e perseguire quello che è il nostro obiettivo di continuare a essere competitivi e giocarsela alla pari come abbiamo fatto penso anche oggi. Grazie mille. Grazie a voi.